allora basta, questo te lo prendo io. No, basta Giorgia. La mamma ha messo questa sul tablet. Uffa! Basta, vado via, vado. Sì, il mio pensiero si è avverato. La mamma è andata via di casa. Mamma, mamma. Giorgia, non c'è la mamma. Ah, giusto, la mamma non c'è, l'ho mandata via. Oh, io ne sono troppo pentita di averla mandata via di casa. Allora, vediamo se ho preso tutto, sì. Ok. Bene, vediamo se c'è il computer, ce l'abbiamo. Giorgia, puoi venire un attimo? Che brava! Senti un po', io devo andare via per lavoro. Tornerò circa tra un'oretta barra due. E ti raccomando, rimani con la mamma, ma soprattutto fai la brava, non la far arrabbiare e fai tutto quello che ti dice lei quando te lo chiede, ok? Va bene babbo, io faccio sempre la brava. Insomma, qui avrei qualche dubbio, però ti raccomando, fai la brava, va bene? Sì babbo. Vai, un bacino. Ciao. Ciao. Bufalino, stai tranquillo, non ti faccio niente. Ti faccio trasformare in un principe. Hocus pocus linda langa. Oh, non è successo niente. Lo sapete perché? Perché ho molta fame, ho la pancia che mi brontola. E vado a chiedere alla mamma se posso fare merenda. Mamma! Mamma, mamma, posso fare merenda? Certo, amore. Ti sbuccio una mela? No, non mi piace. Allora, la banana? Nemmeno quella. Almeno no. Posso mangiare un panino con la Nutella, la Big Bubble. Amore, no, non sono cose per fare merenda. Fanno male al corpo, va bene. E poi ti fanno male ai dentini. Allora un cioccolatino e le patatine che mi mangio? No, amore, no, no. Sono cose che fanno male. Quindi o ti mangi la mela, o ti mangi la banana, o non fai merenda. Uffa, non mangio niente. Non è giusto. Per me può morire di fame, eh. Uffa, non è giusto! Che le comprano a fare queste schifezze se poi non se le può mangiare nessuno! Era meglio se c'era il babbo, che almeno qualche schifezza me la faceva mangiare! Uffi! Ora mi tocca rimanere al digiuno! Wow, che brava sei a fare la spaccata! Se guardi me, mica sono brava! Già! Che confusione c'è qui dentro? Mamma, è la mia camera, ci gioco, certo che c'è confusione, ma a proposito... Posso guardare il tablet e mi sono annoiata di giocare? Oh, Giorgia, va bene, facciamo così. Puoi guardare il tablet 10 minuti. Dopodiché rimetti a posto la cameretta, però, va bene? Sì, mamma. Mi sa che guarderò il video di mamma Giulia. One hour later. Ragazzi, sono passati più di 10 minuti. Andiamo a vedere se Giorgina mi ha dato retta, ha smesso di guardare il tablet e ha sistemato la cameretta. Giorgia! Yeah. Ma ancora non hai rimesso a posto niente? Stai ancora guardando il tablet? Dai mamma, qualche minuto in più non fa niente. Qualche minuto in più? È passata quasi mezz'ora, Giorgia. Ma può essere che non mi dai una diretta. Ora basta, questo te lo prendo io. Giorgia, questo te lo ridò quando te lo meriterai. Mi fai sempre arrabbiare, ora sistema la cameretta. Uffa, ma il tablet è mio. Ma era meglio se c'era il babbo. Almeno lui qualche mese in più mi ci faceva stare. Non è giusto. E lo sapete cosa faccio? Per dispetto non sistemo la camera. Ecco, così impara. Finalmente ho finito di fare i compiti. Mamma, puoi venire per favore? Allora, finito, vediamo. Brava, guarda là. Che bella questa isoletta. Brava, amore, dimmi. Posso andare fuori a giocare con le mie amiche? Sono fuori a giocare? Va bene, visto che hai finito di fare i compiti e per una volta hai fatto la brava, va bene. Però mi raccomando, Giorgia, quando ti chiamo, quando mi senti, corri in casa, torna subito, va bene? Sì, mamma. Vai, divertiti. Ciao. Ciao. Giorgia. Giorgia,
l'ho chiamata e non è arrivata. Ora, quando arriva, la metto subito in punizione. Perché deve tornare a casa, non è che si può perdere così. Ma io non lo so. Mamma, sono tornata! Ma ti sembra questa l'ora di tornare? È mezz'ora che ti chiamo e dove eri finita? Ero in casa di una mia amica, ma mica si sente la sua voce, sono in casa. Giorgia, allora, ora non esci mai più di casa, sei in punizione, vai in camera tua, forza! Oh, vai a piatto! Ti ho dato una regola e non l'hai rispettata, basta! Uffa, non è giusto! Quando sto con la mamma non mi piace starci, perché è da stamattina che quando è andato via il babbo che mi sgrida, mi mette in punizione, non mi fa fare niente, non mi fa mangiare le schifezze. Uffa, meglio quando sto col babbo. Guarda tanto che la mamma scomparisse nel nulla e non la voglio più rivedere. Uffa! Ehi, gente! Sono tornato dal lavoro! Come va? Ciao! Sei arrabbiata? Che è successo? Che è successo? È da stamattina, appena sei andato via, che Giorgia mi fa disperare, guarda! No, veramente? Sì! Eppure aveva promesso che faceva la brava! E ora dov'è? Le solite promesse! Dov'è adesso? È di là in camera, in punizione, a piangere! Vabbè, dai, quando gli passa tornerà, dai! Vabbè! Seguestati il tablet. Uffa! Ma li sentite mamma e babbo che stanno discutendo di là? Vado a vedere ora che stanno facendo. Ecco, basta. Sono stufa, io non ce la faccio più. Dai, ma calmati, dai. Uffa, non si può continuare così. Dai, non si può. Ma calmati però. No, ma calmati, no. Basta, vado via, vado, vado. Dimmi, Giorgia. Posso mangiare la Big Bubble? Ok, però una, Giorgia, per favore. Va bene, babbo. Avete visto? Sì! Che buona! Idea! Babbo! Dimmi, Giorgia! Posso guardare il tablet? Sì, Giorgia, fa la brava, però quando poi ti sei stancata, spegnilo. Avete visto? Senti, Giorgina, è ora di andarsi a fare il bagnetto e soprattutto preparare i vestiti per la scuola di domani. Che dici? Va bene, babbo. Oh, idea! Ora chiedo alla mamma se mi aiuta a preparare i vestiti per la scuola, perché lei è bravissima. Ogni giorno lo facciamo insieme. Mamma, mamma, mamma. Giusto, la mamma non c'è, l'ho fatto scomparire, non c'è più. Vabbè, riprepererò da sola i vestiti. Doccia fatta, così sono pronta per la scuola. Ora dico alla mamma se mi aiuta a lisciarmi i capelli, perché lei è bravissima, tutte le sere me li asciuga lei. Tutte le volte ci divertiamo un sacco, scherziamo quando me li asciuga. Mamma, mamma! Giorgia, non c'è la mamma! Ah, giusto, la mamma non c'è, l'ho mandata via. Vabbè, me li farò da sola i capelli. Io me ne sono pentita di averla cacciata via di casa, la mamma. Facevo sempre insieme a lei, mi aiutava sempre a fare i compiti, mi aiutava a fare la doccia,
Mi asciugava sempre i capelli. Io ne sono troppo pentita di averla mandata via di casa. Ma c'è Giorgia che sta piangendo. Se l'ha fatta male di sicuro. Andiamo a vedere che ha fatto. Giorgia, ma che è successo? Ti è fatta male? Che è successo? Ma come ti manca la mamma? Ma se quando sono tornato mi ha detto che avete litigato tutta la mattinata. Lo so, ma ora mi manca tanto perché io ho desiderato di mandarla via e lei è andata via veramente sbattendo la porta tutta arrabbiata. Allora aspetta Giorgia, calmati, calmati per favore. Hai frainteso tutto. La mamma è andata via arrabbiata, ma non perché tu l'hai desiderato tu, perché è andata a fare la spesa e non ci voleva andare, voleva che ci andasse io. Ma siccome io ero tornato da poco da lavorare, non ci voleva andare. Quindi lei è arrabbiata e è andata a fare la spesa, ma non perché l'hai cacciata via te. Hai capito? Sì, però mi manca. Ma dai, che ora torna la mamma. Tornerà mai più la mamma. Sì, che tornerà, dai. Oh, hai sentito? Oh, hai visto che succede qua? Hai visto che è qui la mamma? È tornata! Certo che è tornata! Che c'è? Che sono tutti questi abbracci? Giorgia, diciamo che aveva desiderato che tu andassi via e siccome ti ha visto sbattere la porta perché prima eri arrabbiata, allora pensava che tu fossi andata via per sempre. Giorgia, ma come amore? Hai visto che è tornata? Sei contenta adesso? Facciamo pace. Vai, amore. Fate pace, non litigate più. Devi chiedere qualcosa alla mamma? Se mi sono comportata male. Oh, amore, vieni, ti perdono. E anche oggi ragazzi abbiamo terminato un altro video. Spero che non sia stato tanto triste, perché Giorgia ha pianto perché aveva un po' frainteso tutto. Mi raccomando ragazzi, dovete sempre voler bene alla mamma e al babbo, perché quando ce l'avete vicini non ci fate caso, però quando vanno via sentirete tantissimo la mancanza. E se anche questo video vi è piaciuto, lasciateci tanti like, attivate la campanella degli aggiornamenti e soprattutto, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al nostro canale. E noi come sempre vi salutiamo con un grande wow!